Ringrazio tutti il pubblico e gli ospiti qui presenti che poi via via introdurremo alla serata. Questo è il quinto appuntamento del ciclo Il futuro digitale prossimo 21. Dopo tre conferenze a Lugano, una conferenza a Bellinzona, giriamo un po' gli istituti del cantone e questa sera presentiamo questo ciclo a Lugano. Ci siamo occupati di vari aspetti legati alla cultura digitale e all'accesso alla cultura attraverso le tecnologie digitali. A Bellinzona abbiamo toccato anche gli aspetti su cui torneremo del diritto della rete, che come sapete è una delle discipline, delle materie che arranca con qualche difficoltà dietro alle nuove tecnologie. Uno è il diritto, l'altra forse anche la filosofia, e quindi magari accosteremo anche temi di questo genere nella continuazione di questo ciclo. Questa sera parleremo di servizio pubblico, controllo di qualità delle informazioni e teorie del complotto nell'era digitale. Sapete che è un periodo in cui vanno molto anche sulle prime pagine dei giornali le cosiddette fake news, cioè le notizie false, le notizie fandonia. Finora il dibattito anche a livello giornalistico si è abbastanza fermato sulla dimostrazione vero o falso, su quanto queste notizie possono essere eventualmente confutate e possono essere appunto discusse, ne possa essere dimostrata la falsità. Quello che cercheremo di fare questa sera è di superare un po' questo primo passo per entrare proprio nell'ingegneria di questo genere, di questa natura di informazione, di vedere chi utilizza queste informazioni, chi le manipola e eventualmente con quale interesse, da parte di quale categoria di interesse possano essere poi maneggiate, prodotte e proposte al pubblico. Gli ospiti verranno introdotti da me e da Alessio Petrali, che ho ospite fisso in quanto direttore della Fondazione Möbius. Insieme organizziamo queste serate, e quindi io do direttamente la parola a Alessio Petrali, che introdurrà la nostra prima ospite. Grazie. Grazie mille. Le serate le organizziamo, siamo la quinta come diceva il direttore, e le organizziamo assieme anche al CER, il Centro di Risorse Didattiche Digitali, e a Coscienza Svizzera. E io sono veramente brevissimo per riflettere un attimino prima di tutto sul concetto di notizia falsa, di fake news, di bufala, esiste un termine italiano già acclimatato da parecchio tempo. Riflettendo sul termine storia mi sono detto, in effetti al plurale assume già una valenza negativa di per sé, non raccontare storie può essere già un giudizio di valore. Quindi mi sono detto, probabilmente siamo entrati in un'epoca in cui le storie ci pongono problemi, prima di tutto perché sono tante, ce ne sono tantissime. Noi ascoltiamo ogni giorno tante storie e potremmo anche dire che l'essere umano ha bisogno fin dall'inizio di sentirsi raccontare storie, di raccontare delle storie in ogni circostanza. Anche qui stasera noi siamo fiduciosi che le nostre due relatrici ci racconteranno tante belle storie. Io ne conosco già alcune, sono veramente belle, ma non vorrei creare aspettative eccessive, giudicherete voi se sono davvero belle o no. Per Sandra Manca solo una parola di introduzione per dire che nome e cognome tradiscono l'origine italiana, sarda per l'esattezza, ma lei in questo momento è una persona molto importante alla, mi viene sempre da dire DRS, devo dire SRF, alla televisione della Svizzera tedesca, è responsabile di tutto l'online, quindi è piena di grattacapi, ha il terrore delle fake news, anche se le sa padroneggiare piuttosto bene, come vedrete, però insomma è una situazione molto difficile. Da lei dipendono una sessantina, se non sbaglio, di persone che si occupano di digitale all'interno della televisione della Svizzera tedesca. Il suo percorso potrei sintetizzarlo dicendo Sardegna, Poschiavo, Coira, Zurigo. Può funzionare? Anche, c'è anche Berna? Col Tagesanzeiger era a Berna. Ah, c'è l'Università di Berna, è vero. Comunque diciamo un percorso virtuoso, molto interessante, e quindi, come dire, Sandra Manca conosce diverse realtà, conosce molto bene la situazione italiana, oltre a quella svizzera, quella tedesca, eccetera, è veramente molto competente, ma lo lascerò dimostrare a lei immediatamente, quindi le do volentieri la parola. Grazie per tutti i complimenti, spero che
quello che vi presento sia interessante. Io volevo raccontarvi un po' storia del nostro lavoro, come lavoriamo noi da SRF, quando si parla di controllo di qualità, anche oggi che ci sono sempre più fonti digitali e contenuti che non produciamo noi stessi. Incomincio con Emily Bell. Emily Bell è la direttrice di un centro di giornalismo digitale a New York, che ha detto questa frase nel 2015. Per la prima volta in 200 anni gli editori non hanno il controllo di come le notizie sono create e distribuite. 2015 non è l'inizio dell'online, perché l'online esiste già da molti più anni. Sicuramente è stato però un passaggio molto importante, perché è stato l'anno in cui molte iniziative sono state lanciate nella Silicon Valley dalle ditte grosse tipo Facebook, Google, Apple, che hanno incominciato a diventare publisher, cioè a dare le possibilità alle persone, alle persone qualsiasi, di pubblicare informazioni sulle loro piattaforme. Questa è una foto di una trasmissione su CNN che mostra una situazione che secondo me negli ultimi anni è stata vista da molte persone, penso che anche voi abbiate già visto delle scene così. Sono dei giornalisti durante una situazione di breaking news mentre trasmettono, controllano sul loro telefonino cosa sta succedendo. È una situazione comune anche da noi in Svizzera, non è una cosa che succede soltanto all'estero, perché anche noi spesso, quando siamo i nostri giornalisti, i nostri corrispondenti, sono sul posto mentre succede qualcosa, hanno il telefonino come referenza per vedere cosa sta succedendo, perché tante volte le notizie sul telefonino sono più attuali, c'è un flusso più importante di informazioni che su una strada, anche se si è al posto giusto. Questo per far vedere quanto è cambiato anche il lavoro degli esperti, perché anche le persone che sono, penso che quelle due persone a metà siano più che esperti che giornalisti, che anche loro si informano online, come quella dei giornalisti stessi. Questa visualizzazione qua fa vedere gli stream, i live stream degli utenti, cioè di persone qualsiasi che durante il colpo di Stato in Turchia sono andati live su Facebook o su Periscope. A sinistra Periscope, a destra Facebook. Sono per dimostrare che in una situazione come durante questo colpo di Stato, in tutta la regione c'erano delle persone per le strade che filmavano live quello che stava succedendo. Che succede? Dietro ci sono degli utenti qualsiasi che vedono che queste persone sono live e possono guardare le notizie, cioè possono guardare lo stream direttamente. Dall'altra i giornalisti che naturalmente per sapere e vedere cosa sta succedendo anche loro controllano questi stream. Un'esplosione di informazioni basate su formati video enorme in confronto anni fa, quando questi metodi non esistevano, queste piattaforme non esistevano ancora. Quindi anche per i giornalisti tantissimo lavoro in più per vedere cosa sta succedendo e monitorare tutti questi video che vengono prodotti. Cosa è cambiato negli ultimi anni per i giornalisti da noi? È cambiato che il ciclo che già allora, prima che ci fossero tutti questi contenuti prodotti da utenti, era ininterrotto, perché già le agenzie hanno sempre lavorato 24 ore su 24, però per esempio le agenzie svizzere di notte c'era poca gente che lavorava, quindi c'erano anche meno notizie. Non so cioè forse il pubblico non si rendeva conto, però di notte magari c'era una o due persone nell'agenzia che lavoravano, che facevano gli allarmi se succedeva qualcosa di grave, e altrimenti gli altri erano a casa e non lavoravano. Quindi anche noi che coprivamo con i nostri prodotti online 24 ore su 24 non avevamo input da queste agenzie. Questo è cambiato completamente, perché adesso ci sono naturalmente tantissime più informazioni grazie ai social media e ai contenuti anche prodotti dagli utenti, che permettono a noi giornalisti di seguire gli eventi molto più da vicino
e anche mentre si evolvono, non soltanto quando sono già successi, i giornalisti hanno già controllato, fatto e poi magari un'ora o due dopo ti mandano le informazioni, ma praticamente live. Un cambiamento che per i giornalisti vuol dire che oltre a monitorare il tutto devono anche essere molto più rapidamente capaci di decidere se un'informazione è esatta, è un'informazione che tiene, o se è una bufala o fake news. Il tutto grazie a questi smartphone che probabilmente anche voi avete tutte nelle tasche e che permettono a tutti, sempre, di produrre contenuti e di mandarli nell'internet. Quindi anche per i giornalisti una grandissima quantità di documentazione. È cambiato anche il fatto che ci sono, grazie alla digitalizzazione, anche dei molti più sistemi per identificare chi ha prodotto le cose, per raggiungere le fonti, cioè quando un contenuto viene diviso sulle piattaforme, ci sono anche dei metodi o dei tool per poi vedere chi è stato e dov'è e contattarlo. Non si può far sempre, ma ci sono anche delle ditte che si sono applicate per produrre questi strumenti digitali nuovi. E ci sono anche degli strumenti digitali nuovi che aiutano i giornalisti a verificare la qualità delle informazioni che hanno, dei contenuti che hanno ricevuto. Anche questa è una cosa nuova, per fortuna, vuol dire che da una parte c'è un'esplosione di informazioni, dall'altra parte però ci sono anche delle ditte che si applicano per aiutare anche a monitorare e a capire di che qualità siano questi contenuti. Questo è lo schermo delle classiche agenzie che utilizziamo noi. Ci sono praticamente 24 ore su 24 entrano le agenzie. Questa è l'agenzia dei testi, poi ci sono anche, c'è uno stesso schermo anche per video, dove entrano i video pubblicati da agenzie, che sono prodotti da agenzie tipo Reuters o SDA o ATS, si chiama in italiano, cioè nella Svizzera italiana. Questi sono tool nuovi che abbiamo introdotto nelle redazioni da quando siamo confrontati a questo flusso di informazioni che vengono dai social media. E sono dei tool, questo tool per esempio Newsweep ci aiuta a vedere quali video sono virali in che regione. Praticamente i nostri giornalisti controllano, a sinistra vedete che ci sono tutti gli stati, possono controllare live quale video in quello stato adesso è virale o quali. Di solito guardiamo a che serve. Serve per vedere se ci sono delle storie che stanno crescendo da qualche parte, non vuol dire che poi la storia bisogna rifarla o bisogna riprenderla, però è un metodo per vedere di cosa, che video stanno, per tanti utenti sono importanti, che temi, che storie stanno girando. Un altro è TweetDeck, che noi usiamo molto anche per monitorare i politici svizzeri, gli esperti, i nostri impiegati, corrispondenti, moderatori della televisione, tutti quelli che per noi sono interessanti perché o sono su un posto dove potrebbero lanciare delle informazioni che ci possono interessare, oppure appunto i politici, i partiti o tutti Economy Suisse, tutti quanti che magari lanciano dei temi su Twitter invece di informare in altri modi, cosa che anche sempre più succede, che non si informi più a una conferenza stampa ma che si informi mandando un tweet. Ci sono anche dei politici famosi che funzionano così. Il nostro lavoro è basato su delle linee guida che abbiamo, editoriali, che non sono cambiate con il fatto che è cambiato il giornalismo, c'è stata questa esplosione di informazioni. Non abbiamo cambiato le nostre linee di guida perché in fondo noi siamo rimasti
dall'SRGE o dall'SRF, ma vale anche per RSI, siamo rimasti sul fatto che noi vogliamo dare dell'orientamento al pubblico, che il nostro incarico è informare con informazioni oneste e vere, e quindi il lavoro anche dei giornalisti che lavorano su questi temi social e su questi contenuti è sempre, per prima cosa, cercare di capire quali sono le informazioni importanti e quelle non importanti, cosa sono i fatti veri e quali non lo sono. Noi abbiamo delle regole tipo: se non abbiamo due fonti non pubblichiamo, quindi vuol dire che anche se abbiamo delle informazioni dai social media dobbiamo verificare che siano vere, dobbiamo anche contattare le persone. È un lavoro che prende tempo, perché non è una cosa che si può fare nel giro di 30 secondi, però il tempo ce lo prendiamo, perché un'altra regola che abbiamo è che per noi vale più la precisione della velocità, cioè non dobbiamo essere i primi, ma dobbiamo uscire con le cose giuste. Vi ho portato 7 tipi di fakes che incontriamo spesso quando giriamo, monitoriamo questi social media, che non sono non è la classica propaganda o i tentativi di manipolazione che esistono e che sono, cioè ci sono anche stati prima e che adesso sicuramente sono un altro, hanno un'altra dimensione, ma sono tipi di fakes che spesso incontriamo quando siamo sugli stream social durante degli eventi importanti o delle cose virali che vengono vengono diffuse a un grande numero di utenti e anche molto discusse, e che poi noi guardiamo e cerchiamo di capire se sono vere o no. Me ne ho portato un paio e volevo adesso magari vi racconto, cioè vi faccio vedere che tipi incontriamo, poi vi faccio vedere un paio di esempi così possiamo capire meglio di cosa parlo. Tante volte abbiamo a che fare con delle foto che non sono finte, cioè foto vere, che però non sono collegate all'evento di cui si sta parlando. Per esempio, una cosa semplicissima che succede anche in Svizzera spesso, quando gli utenti ci mandano delle foto, che c'è magari una tromba d'aria particolare sul lago di Zurigo e gli utenti ci mandano le foto per farle pubblicare, o perché dicono: guarda, ho fotografato questo, perché sanno che noi possono servire. Tra gli utenti c'è spesso anche qualcuno che ci manda la foto di 3 anni prima. Non si sa bene la motivazione, però c'è. Il fatto è che appunto noi non abbiamo, anche se magari la tromba d'aria non è una cosa grave se poi la foto era di 3 anni prima, però noi anche quelle le controlliamo tutte, al che poi non cerchiamo, cioè cerchiamo di non pubblicarla se non è dell'evento giusto. C'è la tromba d'aria, ma poi c'è anche per esempio spesso attentati all'estero, di solito. Sì, fino adesso sì, per fortuna, dove si vedono ci sono centinaia di foto, di video, e tra quelle anche foto e video che assomigliano ma che non sono di quella situazione lì, che è gente che ha messo sempre con gli stessi hashtag o con la stessa, cioè su quell'evento lì, però non è di quell'evento lì. Allora, quello succede abbastanza spesso. Poi abbiamo a che fare spesso con storie virali che girano. Vi ho portato un paio di esempi che non sono vere, cioè non sono cose che sono successe, ma sono messe in scena, per esempio, oppure prodotti artistici che però passano magari anche sulla prima dei giornali perché non ce ne si rende conto e si pensa che sia una cosa vera, cose che succedono. Abbiamo immagini manipolate col Photoshop, ma oggigiorno anche con tanti altri metodi. Poi esistono dei conti falsi, per esempio delle persone che aprono dei conti su Twitter o su Facebook che non hanno, che non, col nome e le foto di altre persone, però non sono loro, che quando poi sono in mezzo a uno stream o in mezzo a una discussione
bisogna stare veramente attenti per vedere se è veramente quella persona lì o se è quello che gli ha copiato l'account. Esistono metodi per fare dei retweet a mano citando una persona ma citandola male, cioè poi cambiando la citazione. Sembra che quello che l'ha scritto era quello che ho citato, invece l'ho corretto io, l'ho cambiato io. Esistono anche dei metodi per creare una pagina completamente copiata ma falsa. C'è stata per esempio anche la nostra pagina di notizie, è stata copiata un paio di volte, a vederla, cioè a guardarla sembra uguale. Se poi vedi le notizie vedi che c'è in mezzo qualche fake news che ha messo qualcuno che voleva praticamente farla passare per una nostra notizia che però non era nella nostra pagina, nella nostra notizia. Quindi ci sono tantissimi metodi nel frattempo per creare queste irritazioni. Vi ho portato un paio di esempi per farvi capire un po' con che cosa abbiamo a che fare. Questo pesce qua, non so se c'è qualcuno che lo conosce. Tu sì? Secondo voi questo è un fake o no, è vero? Che dite? Vero? Ha l'aria di essere falso. Questo è vero, esiste, si chiama il pesce blob ed è stato anche votato come il pesce più brutto dell'anno. Ma simpatico. È un pesce che è stato scoperto da poco tempo fa. Però appunto capite che per il giornalista che vede una cosa così deve già, è vero o falso, ci vuole ancora un po'. Non è proprio così semplice. Questa l'avete già vista? Questa foto qua è stata pubblicata su tantissimi giornali quando c'è stata l'eclisse solare. È un fake, perché anche se è molto bella e sembrava veramente l'eclisse di quel giorno lì, l'aveva prodotta un paio d'anni prima un artista. È un'opera, cioè un'opera d'arte, è una arte, non era la foto dell'ISS. Adesso dovrei uscire un attimo da qua per andare a cercarmi il video. Faccio così, vado qua, giusto? Sì. Poi, allora, vi ho portato un video. Oh shit! Oh! Hey, on t'a enfin, tu es correct? Oh ouais, mais là, t'as-tu vu ça? Oh, Jacob! Oh, ça va? Oh non! Oh, wow. Hey, il est où là? No, scusa. Avete visto l'aquila? Non si è vista? No. Era un po' troppo. Come faccio ad andare indietro? Scusa. Oh shit! Oh! Non si vede tanto bene perché è molto realista. Ehi, ma te l'ho fatto? Oh ouais, mais là, t'as-tu vu ça? Allora, la storia è... Oh, ça va? Un'aquila che vola sopra un parco giochi, passa sopra una famiglia, tira su il figlio, vola, il bambino cade perché era troppo pesante e poi si, appunto, si vede questa gente che accorre e che cerca di aiutare. Fake? Non fake? Fake. Era un fake che è passato su tantissime pagine di informazione, è stato fatto da un paio di studenti che avevano l'incarico di fare una cosa, cioè di creare con un sistema di 3D un'aquila che volava e poi avevano appunto creato questo, l'hanno messo su YouTube, da YouTube è stato notato da tantissime persone, da lì è passato poi appunto nello stream poi l'hanno visto i giornalisti e poi i giornalisti l'hanno ripreso. Questo?
Chi è che dice che è un fake? Uno, due, tre, quattro. Questo è vero. È un dopo un terremoto. Quanto pare succede. Questo è un altro video che è stato anche molto visto, rivisto. Especially our friends who are lesbian, gay, bisexual, or... Okay. Questo qui? Anche questo passato, il ragazzo è stato nominato l'eroe siriano perché aveva salvato questa ragazzina. Questo è un falso, era una campagna che avevano fatto una troupe, mi sembra fosse olandese, incaricata di fare una campagna sulle difficoltà dei bambini durante il conflitto in Siria. Anche questo è passato era virale, è stato visto e ripreso poi anche da giornalisti. Le conversazioni fasulle. Ci sono dei tool dove si possono creare delle conversazioni fasulle tra delle persone che non hanno scritto sicuramente quello che si vede. Due esempi, la prima è il tool, dove si vede che si può praticamente scrivere un chat su WhatsApp, puoi copiarlo, puoi metterlo virale e pretendere che uno ha detto questo e l'altro gli ha risposto quest'altro. Non so se avete notato, ma per esempio su social media spesso ci sono delle citazioni di chat che sono successi tra delle persone, così si può fare un fake di una discussione. L'altro è un sistema, un programma dove si possono creare praticamente discussioni tra diversi account di persone che non hanno mai niente avuto a che fare una persona con l'altra. Anche queste circolano e lì bisogna controllare se gli account esistono o meno, o se sono appunto, se sono dei fake anche quelli. Profili e pagine web succede abbastanza regolarmente che anche il nostro profilo per esempio venga copiato. Noi abbiamo qualcuno, forse più persone, che di notte ogni tanto creano un fake profilo del nostro account, prendono il nostro logo e il nostro nome, aprono un account e scrivono dei commenti nelle discussioni di altri. Spesso e volentieri trattandoli malissimo, dicendo delle cose che noi mai e poi mai diremmo. E niente, noi tra gli altri lavori che facciamo è anche monitorare su Facebook se qualcuno apre account sbagliati e poi scrive facendo finta di essere noi. Di solito ce ne accorgiamo abbastanza in fretta, scriviamo Facebook e loro poi li cancellano. Però anche quello è una cosa che anche persone private, per esempio, probabilmente è molto difficile da controllare se succede una cosa simile a una persona privata. Adesso passo un po' a cosa facciamo per riuscire a scoprire se una cosa che vediamo e che ci interessa è fake o non è fake. Allora, quando un giornalista, e noi abbiamo dei giornalisti, dei team specializzati che si incaricano di questo lavoro, trova delle notizie o dei contenuti sui social media che ha deciso che sono importanti, che vuole verificarli perché potrebbero essere di interesse per il pubblico, prima cosa che deve fare, deve prima scoprire è il materiale originale. Perché spesso i materiali vengono anche poi ripresi da altre persone e un lavoro è
già capire che è stata la prima persona che ha messo online questo prodotto. Poi la seconda domanda è: chi è la persona che l'ha messo, che l'ha caricato? Vado. Qual è in che data l'ha fatto, in che luogo l'ha fatto? Per tutte queste cose ci sono dei tool, che sono quelli che prima avevo detto, per fortuna ci aiutano a fare questo lavoro, che continuano ad evolversi e ne vengono sempre creati dei nuovi. Quindi lì abbiamo abbastanza, riusciamo anche con questi tool qua a capire qualcosina di più e anche abbastanza in fretta. Quando poi noi abbiamo fatto tutti questi passi e abbiamo capito che era una cosa che è vera, che ci interessa e che ci può servire, andiamo a chiedere i diritti all'autore, che è una cosa che non succede sempre, però per noi è regola. Quindi ci mettiamo in contatto, in questo caso un incendio fotografato da una persona privata, che noi interessava perché stavamo facendo una notizia sul pezzo, abbiamo chiesto i diritti, se ci danno i diritti li prendiamo, se non ce li danno non li prendiamo, perché i diritti sono sempre di chi li ha fatti. Storyful è un metodo che usiamo, un'agenzia che è la prima agenzia che esiste, che io sappia, che sia con base a Dublino, che ha corrispondenti anche in diversi paesi e che verifica video social 24 ore su 24 per tutta la settimana e poi li mette a disposizione dei suoi clienti che sono abbonati a questo servizio. Noi siamo abbonati di Storyful praticamente da quando c'è e quindi sappiamo che quando loro hanno verificato, sono tutti temi internazionali che loro ci danno, naturalmente sulla Svizzera non fanno niente, però da una parte ci danno queste cose internazionali che sono appunto su Siria, su tutti i paesi che copriamo, che hanno già verificato, hanno già richiesto i diritti di autore e quindi ci aiutano a poter lavorare, cioè ci aiutano a darci dei video verificati che non dobbiamo verificare da soli. Con loro collaboriamo anche nella formazione dei giornalisti, perché naturalmente loro sono esperti sul campo e quindi possiamo anche possiamo mandargli anche i nostri giornalisti per migliorare le loro competenze. Le regole che abbiamo, appunto, il checking, il fact checking, quando poi se sbagliamo, che magari pubblichiamo qualcosa che non era giusto, che era appunto un fake, noi abbiamo la regola che lo diciamo. Ogni volta che abbiamo fatto uno sbaglio, anche sulle informazioni in generale, noi abbiamo una pagina dove diciamo che sbagli abbiamo fatto e correggiamo e lo mettiamo anche sulla notizia che abbiamo pubblicato. La regola più importante per tutto, forse, è che in tutti i casi, quando non siamo sicuri, non lo mettiamo. Cioè non c'è un'informazione che passiamo che non siamo sicuri, cioè che, appunto, se no la lasciamo perdere, non preferiamo, anche se magari la concorrenza o gli altri media ne parlano, noi fino a quando non siamo sicuri non andiamo con la notizia. Strategia, da una parte la formazione continua e la specializzazione di giornalisti sono dei lavori completamente nuovi che i giornalisti fino anni fa non facevano. Ci vogliono anche delle competenze in tecnologia che sono delle cose in più che chiediamo anche ai nostri collaboratori. Abbiamo anche dei collaboratori che sono specializzati in tecnologia e che lavorano con i giornalisti. E poi un grande pass, cioè una cosa molto importante che facciamo, collaboriamo con tanti e con tutti quelli che vogliono collaborare con noi sul tema fact checking, perché è una cosa abbastanza complicata e spesso in diversi posti si fa il fact checking della stessa cosa, quindi collaboriamo. Un partner molto importante che abbiamo è l'Unione Europea delle Televisioni e delle Radio, l'EBU, che ha un gruppo, una rete di esperti che sono in continuo, praticamente anche loro online, continuano a cambiarsi le informazioni sul fact checking.
quindi lì abbiamo molte informazioni e mettiamo le nostre. Poi abbiamo collaborazioni esterne anche appunto con Storyful, dove facciamo la formazione, e più ne abbiamo meglio è, perché è una cosa abbastanza, penso che sia importante per tutti. Posso farlo vedere l'ultimo video? Certo. Ci stiamo. Volevo farlo vedere perché questa è un po' praticamente la prossima. Especially our friends who are lesbian, gay, bisexual or transgender. I visited with the families of many of the victims on Thursday, and one thing I told them is that they're not alone. The American people and people all over the world are standing with them, and we always will. Women can get free checkups, and you can't get charged more just for being a woman. Young people can stay on a parent's plan until they turn 26. It's been less than a week since the deadliest mass shooting in American history. It's been less than a week since the deadliest mass shooting in American history. President Barack Obama, when you're giving a speech, make sure you use a lot of pauses and speak in a very weird timbre. We started We the People so that you could directly petition your government on the matters you care about the most, so that you could make your voice heard. And in the days since the heartbreaking tragedy in Newtown, Connecticut, hundreds of thousands of you from all 50 states have signed petitions asking us to take serious steps. Questo è un video che abbiamo pubblicato ultimamente su questo nuovo praticamente fenomeno che esiste, che è il fatto che oggi non si può neanche più credere ai video. Cioè, questo Obama qua è stato prodotto con un simulatore. La difficoltà è che è fatto talmente bene oggigiorno che anche per noi sarebbe impossibile, non sapendolo, riconoscere il fatto che questo non era Obama che parlava, ma era uno che gli diceva cosa doveva dire. Sono le nuove sfide, secondo me, che avremo prossimamente, o che abbiamo già oggi, perché sempre più si stanno anche creando questi sistemi. Fino adesso i video sono sempre stati una fonte a cui noi abbiamo creduto, perché se vedevi una persona che parla, sembrava, cioè doveva essere lui. Adesso ci saranno anche qua, ci saranno tante cose da fare. Quelli che l'hanno inventato, questo metodo, hanno detto che l'hanno fatto anche perché poi così scopriranno anche come si fa a riconoscere il fake. Però spero che non incominci, cioè che anche queste cose qua non esplodano senza che noi giornalisti riusciamo ad essere in grado di riconoscere anche se è un fake o meno. Quindi, e chiudo, da noi è un tema grosso, perché ci rendiamo conto che la tecnologia non è il nostro forte, noi siamo case create come gli editori per fare giornalismo. Però con tutte queste nuove tecnologie che entrano e diventano sempre più importanti anche nel giornalismo, dobbiamo continuare a cambiare noi, cambiare le nostre competenze, riorganizzarci, imparare come convivere con questi metodi per poter poi giorno per giorno riuscire a offrire delle informazioni fondate e oneste, vere, perché in fondo è quello che è lo scopo del nostro lavoro. Grazie. Grazie. Grazie mille a Sandra Manca, che penso siamo tutti d'accordo, ci ha raccontato tante belle storie e quindi ci ha anche posto un problema molto preciso. Dire bufala o fake news vuol dire tante cose che vanno distinte, vanno analizzate, e vedete che il servizio pubblico, che ha i mezzi per farlo, sta facendo una gran fatica per tenere dietro ad una sfida che diventerà sempre più complicata. Bene, grazie Alessio. Intanto volevo dire due cose. Ci ricordiamo che siamo in una biblioteca, abbiamo prodotto anche del materiale accompagnatorio. Qui dentro trovate una bibliografia elaborata dal nostro bibliotecario Gianfranco Ragno, che si occupa del settore mass media all'interno di questo istituto,
dove dopo una breve introduzione sono passati in rassegna libri che abbiamo in questa biblioteca, nel sistema bibliotecario, con peraltro anche la segnatura per dove reperirli. Per chi non l'avesse ancora, trova questo fascicoletto all'uscita della sala. Poi volevo anche salutare Luigi Pedrazzini, che è il presidente della cooperativa della radiotelevisione della Svizzera italiana, che quindi è fortemente parte in causa questa sera, anche se devo dire che lo vediamo spesso alle nostre conferenze qui a Locarno. Adesso passiamo dal fronte alla ricerca e ho il piacere di presentare Fabiana Zollo, che è informatica e che lavora nel laboratorio di Data Science and Complexity dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Per intenderci, è il laboratorio che fa capo a Walter Quattrociocchi, che credo molti di voi avranno visto l'altro giorno insieme a Matteo Renzi alla stazione Leopolda, ormai sul campo anche lui, fuori dalle sedi della ricerca, a cercare di dare ai politici delle spiegazioni e, se possibile, anche delle risposte in riferimento alla tematica che discutiamo questa sera. Fabiana Zollo ci parlerà dello studio, dell'approccio scientifico, accademico al trattamento di queste notizie, portandoci degli esempi sulle teorie del complotto e su come nascono e come si diffondono le modalità proprio di diffusione capillare di queste notizie. Prego Fabiana. Buonasera. Allora, io partirei da qui. Viviamo in un mondo iperconnesso. Cosa significa? Che possiamo comunicare con persone in ogni parte del mondo in maniera estremamente rapida, quasi istantanea, e l'avvento di internet e poi dei social network ha di fatto azzerato ogni barriera di comunicazione, sia spaziale che temporale. E ovviamente tutto questo ha prodotto una enorme quantità di informazioni, il cosiddetto information overload a cui tutti siamo soggetti ogni giorno. Questi sono dati semplicemente per darvi un'idea della quantità di informazione che produciamo, che contribuiamo a produrre ogni giorno. Ogni 60 secondi abbiamo più di 150.000 email, più di 3 milioni di post su Facebook, più di 500.000 tweet e 4 milioni di ricerche su Google, e nel grafico potete poi vedere l'evoluzione dal 2014 al 2016, quindi questa enorme quantità di dati continua a crescere. E nel frattempo abbiamo osservato nel corso degli anni un cambio di paradigma, perché siamo passati da un sistema, quello vecchio, costituito dai vecchi media, quelli tradizionali, quindi la stampa, la TV, la radio, in cui questo sistema era mediato, nel senso che l'informazione veniva, appunto, prima di giungere al grande pubblico, veniva mediata dall'editore, dal giornalista, dall'esperto di settore. Il contesto attuale in cui invece ci muoviamo è un contesto disintermediato, cioè quella mediazione è venuta meno perché, come ha già accennato anche lei prima di me, ognuno di noi può contribuire a produrre contenuti, quindi può andare online e produrre i propri contenuti. Quindi il problema è che però non c'è solo la disintermediazione, c'è il fatto che praticamente ci muoviamo in uno spazio informativo che è molto più complesso di quello passato, in cui da un lato quindi abbiamo un'enorme quantità di informazioni col quale rapportarci e quindi i tempi sono praticamente annullati, quindi anche tutte le capacità di elaborazione, di sintesi, di analisi che dovremmo riuscire a fare sono messe a dura prova. E qui vi riporto una citazione di uno scultore, Brunkusch, che dice: la semplicità è una complessità risolta. Perché? Perché l'uomo tende a risolvere il complesso. Il problema è che nel momento in cui passiamo dal complesso al semplice, a volte possiamo cadere in errore, soprattutto perché solitamente applichiamo dei meccanismi che sono meccanismi cognitivi di cui tutti ci serviamo per cercare in qualche maniera di interpretare la realtà in maniera veloce, in modo poi da poter agire rapidamente. Questi meccanismi a volte possono creare
confusione e tracci in inganno. Si tratta di scorciatoie, quindi di euristiche che utilizziamo, e uno di questi, che è alla base della fruizione dell'informazione, che poi vedremo anche negli studi più avanti, è il cosiddetto confirmation bias. Potremmo tradurlo come pregiudizio di conferma. È quel bias per il quale tutti tendiamo a cercare informazioni e a selezionarle, ad interpretarle in una maniera che è già coerente con il nostro sistema di credenze, quello che abbiamo ben radicato dentro di noi. In pratica cerchiamo informazioni che in qualche maniera già ci piacciono e che confermano quello che, e che confermano quello che pensiamo. E questo meccanismo, poi vedremo, è un meccanismo chiave nella diffusione dell'informazione ed agisce anche all'interno di tutta un'altra serie di dinamiche di influenza sociale, fra cui c'è una molto interessante, la polarizzazione di gruppo. La polarizzazione di gruppo è quel fenomeno che si presenta quando persone che hanno una visione simile del mondo e delle cose discutono insieme. A quel punto rafforzano la propria opinione di partenza, quindi persone che hanno una stessa idea, nel momento in cui continuano a discutere, alla fine giungeranno ad avere un'opinione molto più estrema di quella da cui eravamo partiti. Quindi da un lato abbiamo la polarizzazione di gruppo, dall'altro invece abbiamo un'altra cosa interessante, quella che è venuta fuori con un esperimento molto famoso di Solomon Asch del 1955. L'esperimento consisteva in tre round differenti, partecipavano 8 soggetti. In realtà il vero soggetto era uno e gli altri facevano parte dell'esperimento. Partecipanti veniva chiesto di indicare quale fosse la linea corrispondente sulla carta di destra per voi e per me, quale fosse la linea corrispondente a quella di sinistra. Nel primo round tutti i partecipanti danno la risposta corretta. Poi ad un certo punto alcuni dei soggetti che facevano parte dell'esperimento cominciano di proposito a dare la risposta sbagliata, quindi indicavano la linea più corta o più lunga sulla carta di riferimento. A quel punto il soggetto poteva scegliere se cambiare la propria risposta oppure tenere quella che aveva scelto inizialmente. Bene, mentre nei primi due round il tasso di errore era di circa l'1%, nell'altro round si aggira attorno al 37%. Cioè questo significa che quando subiamo l'influenza e la pressione del gruppo tendiamo ad abbandonare anche le evidenze stesse dei nostri sensi, anche in un esercizio abbastanza banale come può apparire questo. Ora, tutti questi meccanismi, cosa c'entrano con la disinformazione? Se li ricolleghiamo al contesto iperconnesso da cui siamo partiti, questi meccanismi combinati con quel contesto rendono questo ambiente, e quindi in generale internet e poi social network, un ambiente estremamente fertile per la diffusione dei fenomeni virali. Questo è un grafo che era contenuto nel Global Risk Report del World Economic Forum del 2013, dove vedete che la Massive Digital Misinformation, quindi la disinformazione digitale di massa, viene indicata fra i rischi geopolitici e tecnologici più pericolosi per la società moderna e allo stesso livello degli attacchi cibernetici, del terrorismo, del fanatismo religioso. Quindi si tratta di un problema serio. E perché? Perché la disinformazione può effettivamente influenzare negativamente l'opinione pubblica e quindi, nonostante poi qui si parla di disinformazione digitale, poi può avere anche degli effetti sulla vita reale. Io vi mostro dei brevi esempi. Questo ad esempio è, qui si parla dell'AIDS e in Sudafrica sono state delle politiche sanitarie quanto inadeguate che hanno portato alla morte di più di 300.000 persone che potevano essere evitate, però tutto questo è stato esacerbato dalla presenza di una forte componente negazionista. I negazionisti sostengono che l'HIV sia innocuo e inoffensivo e che in realtà i farmaci antiretrovirali causino la malattia invece di aiutarla. Quindi questo ad esempio è un caso in cui effettivamente
la disinformazione ha poi creato dei problemi reali, in questo caso per l'AIDS. Qui invece parliamo del caso un po' più recente dell'Ebola, in cui dopo che due persone erano morte per aver bevuto troppa acqua salata, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dovuto ribadire che tutte le cure alternative che circolavano su WhatsApp e che circolavano online, quindi tutte queste fantomatiche cure e rimedi contro l'Ebola erano assolutamente da tenersi infondati e quindi che bisognava esclusivamente rivolgersi al parere dei medici. Questo invece è un altro caso, l'operazione JDM-15, che è un'esercitazione militare che si è tenuta negli Stati Uniti nel 2015 e che fu invece inizialmente su internet percepita come un complotto, come un tentativo di Obama di imporre la legge marziale sugli Stati Uniti. In realtà fu percepita talmente tanto come un complotto che il governatore del Texas, Greg Abbott, decise di allertare la Guardia Nazionale affinché monitorasse le operazioni dell'esercitazione. Questo invece è un caso che vi riporto italiano. Questo è una delle bufale che è più circolata sui social in Italia, in cui si parla di un ipotetico disegno di legge che è presentato dal senatore Scirenga per finanziare i parlamentari in crisi alla fine del loro mandato. Il testo è divertente, ma contiene molte imprecisioni. Per esempio il numero dei senatori non corrisponde a quello reale previsto per il nostro Parlamento. Quindi in realtà è abbastanza semplice capire che si tratta di un testo comunque non affidabile, eppure questo testo è andato virale. E ancora oggi la pagina del senatore su Facebook viene di tanto in tanto riempita con degli insulti contro il senatore, e la cosa ancora più divertente è che in realtà il senatore non esiste. Noi non abbiamo alcun senatore di nome Scirenga, e anche sulla pagina Facebook il senatore viene indicato come personaggio fittizio. Eppure la bufala evidentemente toccava quelle corde e toccava sentimenti giusti, per cui è riuscita poi effettivamente a diffondersi molto. Ora, quello che abbiamo fatto noi come gruppo è stato utilizzare un nuovo approccio, quindi una nuova metodologia in cui il focus, quindi volevamo appunto studiare quale fosse il ruolo del pregiudizio di conferma nella diffusione delle informazioni soprattutto inizialmente quale fosse il ruolo studiando narrative, quindi visioni del mondo opposte e contrastanti, quindi rispondendo a domande provenienti dalle scienze sociali, però con i dati, quindi con un approccio quantitativo che si servisse sia di strumenti informatici, di statistici, che di modelli matematici. E noi l'abbiamo fatto su diversi dataset, due dataset principali, un dataset italiano e un dataset statunitense, in cui abbiamo categorizzato due tipi di fonti di informazione. Da un lato le fonti di informazione scientifiche, quindi il cui scopo è diffondere informazioni scientifiche, e dall'altro tutte le fonti alternative di informazione, quelle che potremmo racchiudere nelle pseudoscienze, nel complottismo. Quindi tutto ciò che in realtà è molto difficilmente è verificabile. Quello che abbiamo visto, questo l'abbiamo visto su più di 54 milioni di utenti per gli Stati Uniti e in Italia comunque su 1 milione di utenti, quello che abbiamo visto è che in entrambi i dataset, quindi indipendentemente dal paese di riferimento, osserviamo empiricamente l'esistenza delle cosiddette echo chamber, di cui forse avete sentito parlare, che sono in realtà queste bolle in cui, potremmo dire gruppi, in cui ci appunto rinchiudiamo per
via di quel pregiudizio di conferma di cui parlavo inizialmente. Quindi cerchiamo informazioni che già sono conformi con quello che crediamo, a quel punto ci inseriamo all'interno di gruppi i cui membri hanno una visione del mondo molto simile alla nostra e all'interno di quei gruppi, di quelle bolle, continuiamo a rinforzare la nostra narrativa. E qui vedete nel grafo che ci sono, c'è il blu e c'è il rosso, cioè la, diciamo, l'eco chamber pseudoscientifica e quella scientifica. Praticamente non ci sono molti punti in mezzo, cioè gli utenti o stanno da una parte o stanno dall'altra. E questo che significa? Significa che in realtà poi, quando siamo andati a studiare le dinamiche emotive all'interno di queste echo chamber, ci siamo resi conto che fra questi gruppi non c'è comunicazione, cioè questi gruppi raramente si incontrano. All'interno dei gruppi gli utenti hanno dei comportamenti molto simili, quindi indipendentemente dalla categoria a cui fanno riferimento. E il dato interessante qui, questo è per il dataset italiano, qui abbiamo visto che in generale c'era una tendenza degli utenti ad essere negativi sul social network, su Facebook, però se consideravamo gli utenti polarizzati, cioè gli utenti che concentravano la loro attività su una delle due echo chamber, allora questa negatività diventava più forte. E allora ci siamo domandati cosa accade quando questi utenti, quindi utenti dell'echo chamber pseudoscientifica e utenti dell'altra, si incontrano. Ora, questi incontri erano molto rari, però quando questo incontro avviene, quindi quando ci sono utenti provenienti da due echo chamber differenti a commentare lo stesso post, praticamente osserviamo uno scontro, cioè c'è una degenerazione verso il negativo del sentimento, proprio perché non sta avvenendo un dialogo, c'è uno scontro un po' a difendere la propria identità, il proprio gruppo di appartenenza. E allora ci siamo chiesti, in questo contesto, cioè in un contesto in cui abbiamo echo chamber, gruppi estremamente polarizzati, il debunking, quindi questa attività di smascherare le bufale, di correggere l'informazione e di far cambiare, sperando almeno di far cambiare idea, funziona? Questo l'abbiamo visto sul dataset americano, quindi su più di 54 milioni di utenti, e la domanda è che il debunking non è efficace per due motivi. Il primo è che andando a vedere chi sono gli utenti che interagiscono con i contenuti di debunking, in realtà vediamo che il maggior fruitore è l'echo chamber scientifica, quindi sostanzialmente l'echo chamber è l'insieme di individui a cui il debunking non servirebbe. Però una piccola parte di utenti legati all'echo chamber pseudoscientifica in realtà interagisce con i contenuti di debunking, parliamo di poche centinaia di migliaia su più di 9 milioni di utenti. Però ci siamo chiesti, allora, per questi utenti, nel momento in cui interagiscono, la correzione è efficace oppure no? E abbiamo osservato, quindi abbiamo misurato, potremmo dire, il cosiddetto backfire effect, cioè l'effetto di rinforzo. In pratica questi utenti, dopo aver interagito con il contenuto di debunking, aumentano, incrementano il proprio rate giornaliero di commenti e di like sull'echo chamber pseudoscientifica, quindi quella propria di appartenenza. Paradossalmente è più probabile che questi utenti abbandonino quell'echo chamber senza interagire con il debunking che dopo aver interagito con contenuti di debunking. Quindi in realtà non funziona. A seguito di questo studio, la giornalista di Washington Post, che curava la rubrica What Was Fake settimanale, decise poi di chiuderla, proprio perché lei stessa cominciava a rendersi conto che non aveva effettivamente una grossa efficacia sul pubblico. E quello che abbiamo fatto poi noi dopo è cercare invece di capire in generale, quindi andando un po' oltre alla disinformazione, come avviene la fruizione delle informazioni su Facebook, e l'abbiamo fatto su scala globale, quindi abbiamo raccolto più di 900 pagine di informazione in lingua inglese, quindi
quindi abbiamo praticamente su tutto il mondo, e abbiamo qui più di 376 milioni di utenti. Quello che abbiamo osservato è che gli utenti confinano quindi la propria attività in realtà su un set molto ridotto di pagine, quella che viene definita la selective exposure, cioè noi in partenza e in potenza abbiamo a disposizione una quantità di informazioni praticamente vastissima, però poi alla fine tendiamo a confinare la nostra attenzione su un insieme veramente piccolo di fonti di informazione, e questa insieme si riduce sia al crescere della nostra attività che al crescere della nostra vita sulla piattaforma. Qui non abbiamo fatto alcun tipo di categorizzazione delle fonti, quindi quello che potete vedere nel grafico superiore, cioè i vari colori per i like e per i commenti, sono le echo chamber che spontaneamente emergono quando noi semplicemente siamo andati a considerare l'attività degli utenti sulle pagine. Cioè ogni nodo su quegli archi corrisponde ad una fonte di informazione, e c'è un arco fra due nodi se ci sono utenti in comune. L'arco è più spesso nel momento in cui il numero di utenti è maggiore, quindi potete vedere che ci sono praticamente comunità di pagine in cui gli utenti, con cui gli utenti interagiscono. E invece sotto osservate la polarizzazione di cui vi parlavo, cioè i cinque vertici sono le cinque comunità principali che abbiamo osservato all'interno dei nostri dati, e la posizione di ogni punto determina il numero di comunità con cui l'utente interagisce, quindi i vertici di quel pentagono rappresentano gli utenti che interagiscono unicamente con un'unica comunità, comunità di pagine. Quindi anche qui abbiamo osservato questa forte polarizzazione e la tendenza degli utenti a confinare la propria attenzione su una singola comunità di pagine. Quindi di fronte a questo quadro, cosa possiamo fare? Noi abbiamo visto che la chiave risiede appunto in questa polarizzazione, quindi dobbiamo cercare in qualche maniera di abbassare la polarizzazione, di rompere questa simmetria fra echo chamber, in modo tale da permettere un miglior dialogo e una maggiore fruizione dei contenuti. E in questo Cass Sunstein ha ripreso i nostri studi su una colonna di Bloomberg View, proponendo che probabilmente una soluzione potrebbe essere quella di promuovere una cultura di umiltà e di apertura. Perché parla di umiltà e di apertura? Proprio perché solitamente spesso finora, soprattutto nel contesto della disinformazione, ci si mette sul piedistallo, no? Noi siamo i buoni, gli altri sono i cattivi, e tutto questo non sta funzionando. Quindi dovremmo cercare un dialogo un po' più costruttivo anche con chi la pensa diversamente, e cercare un po' di uscire da queste bolle e da queste echo chamber. Io ho finito. Grazie mille per queste informazioni e per questa riflessione su questa informazione che così aumentata ci pone le sfide che abbiamo detto in tutta la serata. Io credo che tutti noi abbiamo pensato alla nostra democrazia diretta, anche alla nostra nazione, basata sul consenso, sulla ricerca di mediazione fin dall'inizio, e senza suonarcela e cantarcela, però possiamo dire che se la Svizzera funziona è anche perché fin dall'inizio, rispetto a problemi complessi che polarizzano molto, fin dall'inizio si ascolta anche l'opinione dell'altro, almeno pensando ai media tradizionali. Ovviamente poi se andiamo sui social questa cosa non funziona più così bene, ma proprio per questo credo che dovremo starci attenti, e riprendo quanto diceva alla fine, mi è piaciuto molto questa cultura di umiltà e di apertura. Umiltà pensando che magari fin dall'inizio potremmo anche avere torto, e apertura vuol dire soprattutto ascoltare anche l'altro, che poi però deve avvenire anche dopo, credo. Pensando alla Svizzera, quando si prendono delle decisioni, poi la minoranza non è che abbia torto, semplicemente è minoranza. La maggioranza non è che abbia ragione, decide. Poi naturalmente bisogna aver rispetto per la minoranza, però qui allarghiamo il campo ai social, che di rispetto ne mostrano molto poco sostanzialmente. Quindi viviamo una sorta di guerra narrativa, potremmo dire così. Quindi una guerra narrativa che ci impone di stare sempre allerta e di non dare nulla per scontato. Poi però ci sono dei problemi in più. È emerso che il debunking, cioè lo smascheramento, il dire questa notizia è falsa,
molto spesso non serve, al che viene in mente tradizionalmente quello che si diceva una volta, che smentire una notizia falsa e dare la notizia falsa due volte, quindi la si rafforza. Quindi siamo di fronte a novità che però affondano le loro radici anche in un passato che è ancora qui con noi. In prospettiva io direi questo: guerra narrativa che ci impone, ripeto, di non dare nulla per scontato, di stare molto allerta, e sta ai cittadini sapere dove andare ad informarsi, quali confronti fare, ma soprattutto, chiuderei riprendendo il concetto di umiltà e di apertura che mi è piaciuto molto, essere umili e aperti. Do la parola a Stefano per le conclusioni. Bene, grazie. La mia conclusione è semplicemente un saluto. Volevo anch'io aggiungere però un'osservazione di una frase. Avanza sempre di più una saggistica anche abbastanza divulgativa che cerca di andare oltre appunto all'opposizione che noi abbiamo riassunto nella copertina della nostra bibliografia tra vero e falso. C'è questo studioso, Andrea Fontana, che ha appena pubblicato da Upli un libro, Come vivere e bene in un mare di fake news, dove si sostiene una cosa che forse è emersa anche da questa serata, secondo la quale il pubblico forse non vuole essere informato, ma vuole che gli si raccontino delle notizie, che poi siano vere o false, questo passa in questa fase in secondo piano. Noi torneremo col nostro ciclo sul futuro digitale ben presto, girando un po' le sedi delle biblioteche cantonali. Ci sono alcune discipline scientifiche che bussano alla porta del nostro dibattito, per esempio la filosofia, non ci siamo ancora occupati di tutti gli aspetti etici legati alla verità che può emergere da queste notizie, e torneremo ancora a occuparci di diritto. Sono discipline che arrancano dietro le nuove tecnologie, che corrono molto più veloce e che però devono darci una mano a cercare di affrontarle nel modo più adeguato e da cittadini responsabili. Quindi continueremo con questa nostra serie di conferenze, poi la comunicheremo attraverso i soliti canali. Grazie a tutti per essere venuti questa sera.